Sì, allora intanto è la settima edizione della Biper Banca Crotone International Carnival Race che si svolgerà dal 26 febbraio all'1 marzo. Quest'anno abbiamo un boom di partecipazione perché abbiamo 330 iscritti, è un numero che diciamo in questi anni non c'era mai stato. E la maggior parte degli iscritti sono italiani, però abbiamo altre 5 nazioni. Abbiamo infatti Malta, Grecia, la Bulgaria, abbiamo una finlandese e poi un irlandese. Una buona partecipazione, sono 17 gli atleti del Club Velico che parteciperanno a questa regata, ma anche da Reggio Calabria verranno in tanti, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania, un po' da tutta l'Italia. Su un evento che ormai ricorrente, che porta beneficio al territorio, porta beneficio sia dal punto di vista economico come indotto, basti pensare al numero dei partecipanti, 350 partecipanti non sono pochi con tutti gli accompagnatori, significa avere una settimana di indotto per il territorio, è proprio quello su cui punta anche l'amministrazione, andare a destagionalizzare l'offerta turistica attraverso eventi sportivi. Sicuramente questa è la parte che porta beneficio al territorio. Poi c'è tutta una parte che riguarda lo sviluppo del ragazzo, di chi partecipa alla competizione, perché si ritrova a dover assumere da solo in mezzo al mare un ragazzo dell'età tra i 10 e i 12 anni, assumersi delle responsabilità e quindi responsabilizzarlo per poi farlo crescere. L'amministrazione si è resa disponibile e collaborerà in tutte le fasi. Quindi è un evento molto importante, ringrazio il presidente del Club Velico, quindi Paola Proto, che sta svolgendo un lavoro straordinario. Beh, è uno sport che piace, ma soprattutto piace Crotone, perché se tanta gente arriva a Crotone vuol dire che trova in questo periodo le condizioni ottimali per veleggiare. Quindi e in questo, ripeto, noi faremo la nostra parte e mi auguro che questa gara diventi sempre più importante con il tempo.